Buongiorno a tutti. Allora, volevo fare un piccolo ricapitolativo delle ultime info che ho dato negli ultimi video. Allora, volevo cominciare con la Peugeot 3008 che ero andato a vedere qualche tempo fa, ma non ne avevo parlato. Devo dire, rispetto ai video che avevo visto dei giornalisti che no, avevano criticato molto la qualità, a dire il vero, ho trovato che non era così male. La qualità degli interni era più che decente, non mi era sembrata in regressione rispetto al modello di prima. Anzi, mi è sembrata abbastanza di buona qualità. Invece, però, mi era sembrata estremamente veramente tutto il cockpit proprio che ti insomma, molto opprimente perché era tutto molto stretto. Non riesco a trovare i termini in italiano, proprio, ma tutto molto stretto, insomma, perché è molto tutto intorno, insomma. Quindi molto stretto, quindi questo non mi era piaciuto molto, mi sembrava di essere veramente oppresso da tutto questo abitacolo che ti circondava. E poi vabbè, soliti problemi di ergonomia della Peugeot, quindi le maniglie interne che sono mal disegnate, che ti scivolano fra le dita. Vabbè, la leva del cambio che l'hanno messa proprio sulla plancia di bordo, quindi molto strano perché è proprio un bottone, insomma, una levetta che si vede che è disegnata per essere sulla console centrale, quindi piantarla sulla plancia così in posizione verticale è veramente molto strano. Quindi così mi è sembrato sproporzionato come nelle foto e nei video, quindi troppo massiccio, troppo alto. E volevo fare quindi il collegamento poi con la Lancia Y che ho visto l'altro giorno in un concessionario Lancia e per dire, quindi per parlare del primo più grosso difetto che ho trovato nei due modelli, perché è sempre il gruppo Stellantis, è che sono queste maniglie incredibilmente pesanti da azionare, insomma, per aprire la porta dall'esterno, questi maniglioni veramente bisogna applicare una forza incredibile per riuscire ad aprirle. In tutti e due i casi all'inizio pensavo che la macchina fosse chiusa. Quindi veramente molto strana questa cosa, anche perché non è in tutti i modelli, se vediamo la Jeep Avenger o la Fiat 600, che sono sulle stesse basi della Y, no, sono delle maniglie normali, le prendi e apri, insomma, quindi veramente molto strana questa cosa, non so a cosa sia dovuto. Quindi ritorno sulla Y, quindi questo l'altro giorno, che assomiglia più o meno alle foto e ai video, quindi un po' curiosa perché sembra un po' un'accozzaglia di elementi di design un po' disparati e incollati su questa base di Peugeot 208. Devo dire che il posteriore, che è molto spiovente, molto affusolato, quasi sportivo, devo dire non mi dispiace. Invece il frontale lo trovo abbastanza massiccio, abbastanza squadrato, non mi piace molto, e poi è molto arzigo, un po' troppo arzigocolato, e quindi quel che avevo detto nell'altro video, questa cosa strana che il taglio del cofano rispetto a c'è il taglio, poi c'è l'ala anteriore è proprio sfalsata, no? Rispetto al taglio del cofano, quindi provoca questa fessura e quindi dà l'impressione che il cofano sia sempre aperto perché c'è proprio un foro molto molto importante, insomma, quindi molto strano. Queste maniglie, le maniglie posteriori stranissime perché quindi non c'è la maniglia ma sono annegate nel montante cima, è disegnato malissimo l'incavo all'interno, è molto scivoloso e molto piccolo proprio in profondità, quindi all'inizio non trovi proprio la maniglia per aprire, poi comunque anche quando apri è talmente poco profondo che sbatti le nocche contro l'incavo, quindi fatto veramente molto molto male. Negli interni, qualità Stellantis, Jeep Avenger, eccetera, tutto uguale, quindi così così. In questa versione cassina, con qualche pezzetto di tessuto finto Alcantara appiccicato qui e là per dare l'impressione che sia chissà quale lusso. Anche qui c'è una cosa strana sui bottoni: c'è il bottone del freno a mano, anche qui che è incollato sulla plancia di bordo dietro al volante, quindi molto, molto strano. E insomma è quello che avevo già detto, i sedili che mi sembrano mancare molto di contenimento laterale. Vabbè, poi come al solito, insomma, maniglie sempre tutto un po' strano, l'ergonomia Stellantis che si vede sempre, non è mai studiata molto bene, insomma, cose un po' così che sembra che siano disegnate.
dal design, però poi non c'è nessuno che va lì a provarle, a provare a vedere se funziona, se è pratico, se è al posto giusto, insomma, tutto un po' così, un po' strano. Quindi questo per quanto riguarda le due novità Stellantis. Allora, primissime informazioni, pare che il nuovo motore, quindi 1200 PureTech, ma con la cinghia rimpiazzata da una catena. Ho letto vagamente qualche commento che pare che ci siano già parecchi problemi, però aspetterò un po', qualche cosa di un po' più concreto per parlarne, però insomma le prime info qui e là non sembrano molto, molto positive su questa modifica che avrebbe dovuto risolvere i problemi di affidabilità di questo motore. Poi volevo ritornare su questa bomba di questo ex ingegnere Ford che ha un canale YouTube che si chiama What Your Engineering e che quindi ha raccontato in un podcast quando una ventina di anni fa, quando lavorava alla Ford negli Stati Uniti, ha parlato con il direttore del marketing della Ford dell'epoca e che gli ha spiegato che il diesel ormai era acqua passata perché l'idea, il progetto era di spingere l'Europa a passare all'elettrico e quindi tutti i lobbisti della Ford erano già sguinzagliati alle istituzioni europee per fare del lobbying, della influenza per convincere l'Europa a passare alla macchina elettrica e questo perché nelle loro previsioni insomma, di marketing avevano visto che ormai le macchine che facevano in generale le marche, insomma, il mercato facevano marche più, globalmente abbastanza affidabili, previste più o meno per durare 240.000 km, e siccome in Europa fanno circa 12.000 km l'anno, questo voleva dire che le macchine duravano 20 anni e che quindi se non si inventavano qualcosa per un po' incitare, vedi, obbligare, convincere la gente a cambiare macchina, ben presto si sarebbero trovati a non vendere più niente perché moltissima gente si sarebbe trovata con delle macchine che andavano bene e non avrebbero avuto più motivo di cambiarle. E quindi la strategia di Ford, quindi suppongo anche degli altri, di tanti altri costruttori, era di quindi fare del lobbying alle istituzioni europee per spingere l'Europa a passare all'auto elettrica per creare una nuova necessità, non necessaria, ma un nuovo bisogno di cambiare l'auto per quindi poter continuare a vendere automobili nuove. Questo è quello che ha raccontato, a me sembra una bomba anche perché sembra perfettamente combaciare un po' con cosa un po' strana di questa spinta che sembra molto eccessiva, molto difficile da capire dell'Europa verso l'auto elettrica, pur sapendo appunto un po' quel che sappiamo che la tecnologia ancora non è abbastanza a un livello abbastanza buono, che le macchine elettriche costano tantissimo, che tutte le ragioni ecologiche si vede che insomma sono un po' dell'aria fritta perché ci sono tutti altri problemi, comunque sono macchine che vanno fabbricate, poi comunque quid del riciclaggio delle batterie, dell'inquinamento del consumo delle gomme, quindi dell'inquinamento delle particelle, del consumo delle gomme, del fatto che le macchine sono pesantissime, quindi rovinano molto più la strada, insomma un sacco di altri problemi. La produzione di energia elettrica, come la si fa, insomma, perché se la si fa col carbone non si va molto molto avanti nel miglioramento dei problemi di inquinamento, quindi tutte queste cose, quindi effettivamente sembra molto molto plausibile che c'è stato un lavoro di lobbying intenso delle case automobilistiche per spingere l'Europa a accelerare verso l'auto elettrica per fare in modo che la gente avesse una nuova, quasi un incitamento molto forte a cambiare alla macchina, anche se non ce n'era bisogno. Molto probabile, comunque, insomma, testimonianza tutta affatto attendibile di questo ex ingegnere della Ford. Quindi un'ultima cosa per vedere, insomma, le cattive notizie, tra virgolette, per il mercato elettrico continuano, le vendite calano molto in Germania e, insomma, si sente parlare sempre più insistentemente del fatto che, insomma, probabilmente tutto sembra portare al fatto che probabilmente l'anno prossimo, quando è previsto che l'Unione Europea faccia una valutazione di tappa sull'avanzamento di questa transizione, è probabile che, molto, sempre molto più probabile che in realtà la data del 2035 sarà
rinviata a un po' più tardi perché effettivamente le vendite stanno molto rallentando. Si è visto, si sta vedendo in Germania, appena si tolgono i bonus statali, molta gente non la compra più, preferisce comprare una macchina termica. E poi magari aggiungo io, magari ci sono anche tutte le prime esperienze un po' di massa, c'è tanta gente che sperimenta sul campo e poi magari ne parla in giro e che fa sapere che in realtà questa macchina elettrica ha dei grossi problemi nell'uso quotidiano. E poi magari aggiungo anch'io, dato che i problemi per le ricariche per le colonnine perdurano, nel senso che la rete è insufficiente e inefficiente, e che il prezzo dell'elettricità aumenta tantissimo. Anche tutti quelli che hanno fatto quei calcoli che ho visto anni fa, i primi acquirenti di macchine elettriche, ti facevano vedere dei calcoli, perché effettivamente l'elettricità costava pochissimo, probabilmente già, sicuramente adesso costa ancora meno, e non è detto che fare un pieno di diesel, ma sicuramente il vantaggio da questo punto di vista è molto, molto inferiore di qualche anno fa. E poi bisogna tenere in conto anche che pare, ho letto qui e là, poi magari se non è vero me lo si può dire, però da quel che ho letto, a quanto pare le assicurazioni per la macchina elettrica sono molto elevate, perché in realtà ci hanno venduto il fatto che non ci sono spese per le revisioni, perché non c'è quasi niente da controllare, da riparare, solo che pare in realtà che qualsiasi cosa devi fare, se devi mettere le mani in una macchina elettrica, è molto complesso per la sicurezza, eccetera, e quindi in realtà ci vuole molto tempo, molti macchinari particolari, quindi in realtà non è che costi poi così a poco, anche se c'è poco da controllare e di riparare. Piccola postilla, sento parlare molto spesso comunque anche dei problemi degli incendi e delle esplosioni, anche se pare che le statistiche dicono che non è che poi si incendino così tanto di più rispetto alle macchine termiche, però se ne parla qui e là non saprei. Mi pare che una cosa che è stata appurata, che il problema più che altro è che quando una macchina elettrica prende fuoco, in realtà è difficilissima da spegnere, non è come una macchina termica, arrivano i pompieri con la lancia e in un attimo spengono tutto. Pare che un incendio di macchina elettrica sia molto molto lungo e difficile da spegnere, insomma, quindi forse questo è un problema che vedremo poi. Queste sono tutte cose che, da tutte le informazioni da un campo o di un altro, di propaganda, eccetera, è un po' difficile, se non si è proprio dentro, a vederci chiaro, quindi magari bisognerà aspettare ancora un po' di tempo. Ecco così, quindi tutto quello che volevo dire per oggi. Ciao a tutti, a presto.